I penalisti hanno criticato la nomina di Sabella. I PM dentro l'amministrazione può essere una degenerazione pericolosa. Quello che abbiamo chiesto e che sta esercitando il presidente Cantone dall'esterno e quello che dall'interno eserciterà il magistrato Sabella sia necessario, come ritengo che non sia invece necessario che un magistrato sia una figura di presenza permanente in una giunta. È un po' come quando in un pronto soccorso si chiama lo specialista di una materia complessa per aiutare un paziente a star bene e a riprendere, a muoversi sulle proprie gambe con saldezza. Poi, quando questo compito sarà esaurito, Alfonso Sabella certamente tornerà alla sua brillante carriera. Non si delegittima la politica così? Sempre commissaria, quantomeno. Assolutamente no, credo che di essere il primo sindaco, anzi lo so con certezza, che ha chiamato la Guardia di Finanza in casa propria. Diciamo che in linea di massima sono perfettamente d'accordo sul fatto che sia un'anomalia la presenza di un magistrato all'interno di un'amministrazione pubblica. Credo però che in un momento in cui di emergenza, dove occorre recuperare legalità sia sul fronte della sostanza che anche sul fronte dell'apparenza, probabilmente ecco, un magistrato in questo momento è la persona che forse può fare meglio di altri questo lavoro, ma sono convinto anch'io che si tratti di un'anomalia del sistema. Il suo incarico sarà a tempore? Il mio incarico è formalmente un incarico politico, sostanzialmente un incarico tecnico. Io spero che il mio incarico si esaurisca in due giorni, nel senso che in due giorni mi accorgo che è tutto a posto e che non c'era bisogno di me. In realtà purtroppo penso che sarà un lavoro abbastanza lungo nel cercare di capire che cosa è avvenuto, che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato, senza buttare bambino in acqua sporca. Attenzione, cerchiamo di mantenere quello che di sano, e credo che sia tanto e sia la stragrande maggioranza, c'è all'interno di questa amministrazione, c'è all'interno di questa città. Il presidente Napolitano ha parlato di protagonismo dei magistrati, era riferito anche a lei che ha preso questo incarico? Non lo so, queste polemiche qua io me le ricordo fin da quando dal presidente Cossiga col giudice Ragazzini. E non so se si riferisse a me, ma non credo perché io ho cercato sempre di essere, per mia cultura personale, sempre un passo indietro rispetto alle telecamere e rispetto alle manifestazioni pubbliche. C'è questo problema di eccessivo protagonismo dei PM, come ha sottolineato Napolitano? Un problema che secondo me forse c'è stato un po' in passato, ma adesso sinceramente vedo che ci sono delle regole all'interno della magistratura che vengono assolutamente rispettate. Dite come collaborerete con la commissione della prefettura? Cioè come... Vedremo, dovremo stabilire secondo me delle linee di intesa, perché altrimenti rischiamo di creare una paralisi degli uffici amministrativi romani e di far un danno alla città, nel senso che se arriva Alfonso Sabella a chiedere le carte, Raffaele Cantone chiede carte, il prefetto chiede carte, la magistratura chiede carte, rischiamo che praticamente che l'azione amministrativa venga veramente paralizzata. Quindi credo che troveremo comunque sicuramente un'intesa e un modo per far sì che tutto si svolga regolarmente e che si continui ad amministrare questa città, cosa di cui Roma ha certamente bisogno.